Cari amici di Festa da Sport, siamo alla Stella di Casini insieme al mister della Virtus Montale Nencini nel post gara della partita con l'Atletico terminata 0-0. Allora mister, come ha visto la partita e la prestazione dei suoi ragazzi, come la giudica? La prestazione è stata secondo me una buona prestazione, è stata una partita secondo me da ambe le squadre contratta perché la posta in palio era alta. Però primo tempo secondo me bene, si poteva sicuramente andare in vantaggio su quella palla di Weslati, però poi alla fine la partita diciamo è finita in pareggio, però penso che sia un pareggio giusto per tutte e due le squadre, visto quello che c'è stato dentro la partita, ecco. Tutti i pareggi fra le prime classificate, rientrato il Prato Nord che ha vinto in casa dell'Olimpia, la classifica come la giudica? La classifica è sempre rimasta uguale, io penso che ancora sia prematuro parlare di chi potrà essere la vincente, perché secondo me Prato Nord non lo rammentano mai, ma io sono convinto che è una buonissima squadra, però io credo, come dico sempre a questi ragazzi, che darà più continuità a risultati sicuramente nelle ultime 3 o 4 partite potrà capire dove potrà arrivare. Perfetto, la ringrazio mister e ci rivediamo in una prossima occasione. Grazie, grazie a voi. In bocca al lupo per proseguire il campionato. Grazie. Cari amici di Festa da Sport, siamo sempre alla Stella di Casini, stavolta con il mister dell'Atletico Casini Spedalino, Marchi Seppe, a cui chiediamo subito le sue impressioni su questo pareggio a reti bianche con la Virtus. Buonasera, pareggio, diciamo, risultato giusto, anche se magari se andiamo a analizzare le occasioni da gol forse meritavamo qualcosina più noi. Però tutto sommato è stata una partita combattuta, soprattutto giocata a centrocampo, e diciamo il pareggio ci può stare, anche se come ho detto se andiamo a contare le occasioni nitide ne abbiamo avute almeno 4, insomma dove potevamo andare in vantaggio. Purtroppo non è andata così e quindi la partita è finita 0-0, però è un risultato diciamo che ci può stare, dai. Tanti pareggi in cima alla classifica in questa giornata, si può dire che ci può essere una parte incomoda, ovvero il Prato Nord, come ha anche detto mister Nencini prima? Sì, no, dicevamo un paio di mesi fa, le prossime 7-8 partite magari erano decisive, però sembra che nessuna di quelle che stanno lassù voglia provare a fare un allungo. È rientrato anche il Prato Nord, che comunque è una squadra quadrata, una squadra imprevedibile, fatta da buoni giocatori, hanno il capocannoniere del girone, quindi è una squadra da tenere d'occhio anche loro. Per quanto riguarda noi, siamo sempre lì, tutte le domeniche comunque andiamo in campo per vincere e puntualmente quando magari qualcuno diciamo fa un piccolo passo falso non siamo fortunati nell'approfittarne, quindi ancora siamo lì, però dai, no, il campionato ancora mancano 9 partite, quindi c'è tutto il tempo per poter fare questo sorpasso benedetto e cercare di andare in testa alla classifica. Perfetto, la ringrazio mister, ci rivediamo in una prossima occasione, buon proseguo di campionato. Grazie. Bocca al lupo.